Coazione a ripetere. È aprile, e mentre Parigi brucia, la mia dottoressa sa che la morte non si tiene lontana, serrando i denti. Devi ricordare, mi dice. Di casa mia non sopportavo i silenzi, le porte sempre aperte, l'orologio della cucina. Il fatto che mio padre ricordasse a memoria i nomi di tutti i fiori che non potevamo calpestare, tranne quello di mia madre. Invece mi piaceva il salice piangente sotto il quale spesso pregavo: Proteggimi, Dio, da tutte le persone cattive. E ora non so se sbagliavo Dio o preghiera, ma la paura è rimasta ad asciugarsi al sole, tra l'odore del bucato e una primavera che non mi basta. Pochi numeri. Quando a mio padre si fermò il cuore, Gennaio era già finito. Mia imparava a fare la conta e dopo l'otto metteva il dieci. I numeri, si sa, a volte saltano via come i battiti. Al piano quinto di cardiologia, io invece imparavo tre cose: che gli infermieri si sanno nascondere bene, come i bambini, che mia madre aveva una storia sul tè da raccontarmi. E che mio padre la paura la teneva nascosta in quello spazio microscopico che c'è tra gli occhi e una carezza. Quello che so della morte è la fine di una telefonata, il rumore che fa l'acqua quando entra nei polmoni, e il fatto che al numero 10 di via Posatora. Nessuno prepara più per me il caffè. Il resto è un eterno riposa in pace. Il ciondolare di preghiere dove Dio non trova spazio se non nella bestemmia. A casa mia, ad esempio, l'angoscia aveva la forma del malocchio andava scacciata con le mani. Così nel piatto colmo d'olio non rimaneva che la tristezza. Mi hanno insegnato ad avere paura quando invece è vero il contrario, perché Umberto se n'è andato con il cappello in testa e un graffio sul naso. Ma tutto sommato, forse, era felice.